No, passi avanti decisivi direi per arrivare alla costruzione del governo in tempi rapidi, in tempi giusti per avere un governo forte e autorevole. Ma intanto c'è ancora qualche giorno per fare le rifiniture, quindi ieri sicuramente è stato fatto un passo in avanti decisivo, poi in politica 24 ore sono già uno spazio ampio, immaginatevi una settimana, quindi ormai prende forma la visione, l'idea, l'architettura del governo di centrodestra, questi prossimi giorni saranno ben spesi per arrivare all'ottimo. Questa però legge delle ricostruzioni, il trattare il migliorare la casella della giustizia, forse è l'ultimo scoglio sul quale ancora si può rompere questa armonia, no? Ma guarda, non è un segreto che Forza Italia ci tiene per tradizione, per valori, i valori del garantismo, del riformismo, ingiustizia, che sono diventati sempre più attuali, noi li abbiamo sempre portati con coerenza, oltre al fatto che noi crediamo di avere personalità, non singoli, ma anche diverse personalità, pronte per interpretare in maniera autorevole quel ruolo. Ora faranno le scelte migliori. No, nessuno strascico. Berlusconi è una persona generosa e non porta mai rancore, guarda avanti come tutti noi. Meglio aver discusso prima di eventuali incomprensioni per intendersi bene poi nella nascita del governo. Le spiace non essere più nella lista dei ministri? No, piace molto. Piace moltissimo fare quello che Berlusconi pensa sia meglio e più utile che io faccia, e poi è un ruolo molto importante. Avrò bisogno della guida del presidente, dei colleghi, alle 15 abbiamo la riunione, iniziamo da qua a parlarne. Nessuna tensione sulla Ronzulli al Senato, no, queste due anime di Forza Italia? Leader Berlusconi ha dato l'indicazione, vedrà che non ci saranno problemi. Speriamo, ma di fatto però sia lei che Ronzulli eravate due papabili ministri, entrambi finiti a fare capigruppo, sennò Berlusconi cosa è incassato? Ma lei crede che sia una diminuzione? No, io non credo proprio. Credo questo, però Berlusconi di fatto...